Ciao amici di Gorizia TV, ci troviamo nella libreria dell'Usato di via Monache. Presentazione del libro Bainzizza 1917 presso la libreria dell'Usato di Daniela Modula. Ecco qua, adesso ci sarà la presentazione dell'autore e chi che presenta anche questo libro. Vai! Il progetto nasce dal patto della lettura, promosso dal comune, con gli operatori della città. Questo è il primo evento della rassegna e ho l'onore di presentarlo io e sono orgogliosa di avere tra i miei ospiti Mitya, Jure e Guido Allinei. Lascio la parola a loro e presenteranno il libro Bainzizza 1917, l'azione del 27° Corpo d'Armata verso Tolmino, con questa introduzione. I numerosi volti di una battaglia epica sul fronte dell'Isonzo, in una ricostruzione che colloca questo libro nella più alta storiografia della Grande Guerra. Grazie Mitya per essere venuto e grazie Guido. Buonasera, grazie per l'invito ovviamente. Due parole un po' sulla Bainzizza, comunque anche una piccola curiosità. Il libro è uscito l'altro anno a marzo, se non sbaglio, se non erro, per i tipi della Leg di Gorizia, ma questa è la prima presentazione a Gorizia, no? Ufficiale, quindi siamo ancora così, la prima presentazione a Gorizia, che in qualche modo è vicino alla Bainzizza, no? Io penso che tutti la conoscono, tra di voi ho visto qualcuno che è molto esperto. E basta alzare lo sguardo dietro al Monte Santo San Gabriele e quel piccolo pianoro che si alza è il cosiddetto altipiano della Bainzizza. E questo libro parla dell'undicesima battaglia di Isonzo e nella quale c'è stata anche, come dicevano gli storici dell'epoca, la scalata della Bainzizza. Riflettendo un po' cosa dire all'inizio, così per capire meglio, l'undicesima battaglia di Isonzo, l'ultima che si è combattuta sul fronte Giulio, sferrata dall'esercito italiano, ha visto su questo fronte 2 milioni di soldati contrapposti. E probabilmente è il conflitto con tanti militari, forse è l'unico in Italia, il più grande probabilmente. Ecco, ed è poco studiato. Un'altra piccola curiosità, quando c'era il centenario nel 2015, tra le altre cose che si dibattevano, io mi sono sempre così immaginato come mai non si fa un libro sul San Gabriele, uno su San Michele, un altro sulla Bainzizza, che è poco conosciuta, e di libri sulla Bainzizza ci sono pochissimi. Di recente, un paio di anni fa, sono usciti i libri di Gerardo Unia, che però sono cose più personali. Invece questo prende in esame, dal punto di vista, solo un pezzo della Bainzizza, non tutta, ovviamente quello che in qualche modo ha visto il 27° Corpo d'Armata. Questa serata, questo pomeriggio, così inoltrato, l'abbiamo studiato come un dialogo tra l'autore e uno che fa per prendere l'intervista, quindi vi rivolgo subito una parola, una domanda forse banale. Perché la Bainzizza, Guido? Perché ho scelto questo qua. Perché io sono sempre stato affascinato dai posti, anche tu del resto, sconosciuti, che dovrebbero avere una risonanza storica, dei libri, come dicevi tu, e che non ce li hanno, e che in realtà sul fronte dell'Isonzo sono tantissimi. In Italia la memoria della Prima Guerra Mondiale è, sì, in senso generale, è legato all'Isonzo, ma in realtà il maggior numero di libri in percentuale sono poi spesso sul fronte alpino, sulle Tofane, sul Altipiano d'Asiago, che sono libri importanti, ma che naturalmente si collegano al flusso turistico e anche alla bellezza dei luoghi, alla fruibilità dei luoghi, al fatto che le tracce della guerra sono facilmente identificabili, perché in un ghiaione una specie più o meno rimane, mentre invece i posti vicino a noi sono intricati, come sappiamo, basta parlare di San Michele e cercare di ricostruire le vicende, ma anche individuare i posti fisici ed è molto difficile perché la vegetazione è cambiata e così via. E la Bainzizza è uno di questi, è un posto,
tutti conoscono la Bensizza, come dicevi tu, ma in realtà dal punto di vista anche diciamo puramente turistico, se facciamo un giro sulla Bensizza, soprattutto negli ultimi 10 anni, hanno chiuso anche gli ultimi negozietti che con la Jugoslavia c'erano ancora nei paesini, ha chiuso i bar, praticamente su tutto l'altipiano per lungo la ventina di chilometri c'è praticamente un locale aperto, no? Quindi è un posto abbandonato e al quale io sono legato anche perché tante cose, la mia nonna materna era nata ed era cresciuta in un paese della Bensizza, a Sciroppo, che è proprio al limite estremo sopra la valle di Tolmino, insomma. E per inciso un mio prozio è morto per le cannonate italiane proprio nella camettia di Sciroppo, che era stato, perché ho trovato poi anni dopo le carte a Roma con gli ovuli della concentrazione di tiro, e quella era una zona dove gli italiani supponevano che ci fosse molta artiglieria austriaca. E comunque appunto, questo mio prozio è morto nell'incendio della casa dei miei, insomma, no? Ecco, tutto questo per me, e mia madre mi raccontava, adesso non voglio appunto allargarmi su questo aspetto che ci porta lontano, però mi raccontava le sue estati sulla Bensizza, da Trieste passava le estati a tenere i polli e le anatre. Ecco, quindi la Bensizza per me aveva ed ha anche un fascino personale, poi ho cominciato anche a frequentarla dal punto di vista storico, e questo 20 o 30 anni fa, diciamo, quando allora sulla Bensizza le tracce erano molto più evidenti, le tracce materiali che ormai la moda del metal detector e il commercio dei residuati ha fatto sì che tutto il fronte sia praticamente stato arato e rastrellato, e quindi ecco, si trovi poco. Quindi la Bensizza, insomma, proprio perché è vicina, ma al tempo stesso anche lontana dai nostri ritmi, ed è un mondo un po' patato, perché poi anche durante la guerra gli italiani hanno combattuto ferocemente per una decina di giorni, in definitiva, sono rimasti lì poi più o meno 24 agosto fino al 24 ottobre, poco più, e quindi se faccio bene i conti due mesi, però al tempo stesso hanno costruito una serie di caverne, strade, eccetera, impressionanti, insomma. Quindi questo è stato il motivo di questo impatto. Bene, allora cari amici, io chiudo qua il servizio e la presentazione di questo bellissimo libro di un personaggio che lui vive da un'altra parte, che solo mi ricordo il nome, che ha detto nelle Marche vive, no? Sì, nelle Marche, e si è interessato molto della sua nonna Bensizza, una cosa molto importante. Bene, chiudo qua, ci sono parecchi personaggi, siamo nella nella libreria in via delle Monache della grande Daniela, che si interessa veramente tantissimo di queste cose. Bene, un grande salutone e ci vediamo alle prossime. Ciao a tutti. Vediamo qua, perfetto.